terra. Ciao amici, ciao a tutti. Oggi sono qua a Silvi e nonostante la giornata non sia delle migliori, vorrei andare a fare un giretto con la Vata e con il Mini 3. E spero che non mi becchi la pioggia, insomma. In più vi vorrei un attimo parlare di queste novità che sta dando DJI. Abbiamo visto tutti quanti come finalmente ha fatto uscire la possibilità di settare i waypoint sulla DJI Fly. Già ve ne avevo parlato di questa grande funzione. Al momento è disponibile solo per il Mavic 3. Ovviamente il Mavic 3 ha più funzioni, ha più memoria, e quindi se veramente i waypoint sono registrati all'interno del drone, come succedeva con il Mavic 2 Pro, allora è necessario risistemare un pochino la memoria all'interno del drone, ed è quindi giusto che il Mavic 3 sia il primo ad essere abilitato per queste funzionalità. Chissà se il DJI Mini 3 riuscirà a farlo con i waypoint non con i virtual stick. Se non sapete cosa sono i virtual stick, potete andare a vedere altri video che ho fatto. E quindi questa è la prima novità. La seconda novità è che è uscito il DJI Mini 3, stanno parlando tantissimi colleghi, amici su Facebook e su YouTube, e quindi io non mi dilungo se non parlando delle antenne. Non abbiamo mai detto, per quanto riguarda le antenne del DJI Mini 3 Pro, che per la prima volta, se non sbaglio, la DJI ha utilizzato delle antenne di tipo FPC, quindi delle antenne flessibili, come quelle che utilizza la Absan sulle zampette del suo Zino Mini Pro. È la prima volta che le utilizzate già nel DJI Mini 3 Pro. Chissà se le antenne del DJI Mini 3 sono anche queste flessibili e come sono state messe all'interno delle zampette. Ma sono state messe all'interno delle zampette? Benissimo, per saperlo io ho mandato un messaggio proprio sul forum appena aperto dedicato al DJI Mini 3 della DJI, in cui ho chiesto di fare delle fotografie anche senza necessariamente aprirle, ma che si possa intravedere mettendo una luce dietro al drone, in modo che si possa intravedere il tipo di PCB che è stato utilizzato, e questo ci aiuterà a capire come sono state sistemate le antenne. Ho spiegato anche che sebbene quelle del DJI Mini 3 Pro siano posizionate in maniera verticale rispetto al piano orizzontale del drone, in realtà la polarizzazione è comunque orizzontale, quindi potrebbe essere semplicemente che siano state ruotate quelle del DJI Mini 3 lungo questo piano, ma comunque posizionate in questo modo, ed è per quello che continuano ad avere la polarizzazione orizzontale. Quindi il fatto che siano nelle zampette non necessariamente indica che siano a polarizzazione verticale. E il motivo per cui la DJI abbia deciso di spostare le antenne, di metterle un pochino più lontano dal corpo del drone e in una posizione più bassa, può servire probabilmente proprio perché, avendone solo due, non si potevano continuare a tenere sui bracci, perché avrebbero ricevuto, insomma, un'ostruzione da parte del drone stesso. Finché erano quattro, effettivamente riuscivano a coprire tutti i 360 gradi, diventando solo due le antenne non si potevano continuare a tenere sui bracci, e quindi sono stati costretti a metterle un pochino più in basso in modo da prendere tutto e tutti i 360 gradi. Quindi continuo a non credere che siano a polarizzazione verticale, perché altrimenti sui report della FCC avrebbero dato delle informazioni errate. Ve lo vedremo pian piano, scoprendo, vediamo se qualcuno mi risponderà e potremo finalmente vedere le immagini di queste piccole antennine.